Carissimi miei amici, buon pomeriggio, qua siamo in zona autodemolizione, nulla di particolare perché ormai nella mia zona, nella mia regione ormai non c'è più niente di vecchio, però voglio farvi vedere un qualcosa che magari andrà sotto la pressa, ma almeno la filmiamo per ricordo. Guardate questa vecchia Jeep, ormai fuori produzione credo, dei pompieri, penso che apparteneva al corpo dei pompieri. Carissimi amici, in zona autodemolizione vi faccio vedere questa utilitaria Jeep infaticabile, non so effettivamente qua il modello giusto, ci vorrebbe qualcuno che sapesse il modello, però carissimi miei amici è sempre una cosa interessante che vi faccio vedere, dato che è una Jeep che andrà a sparire a breve sotto una pressa. Carissimi miei amici, guardate, il Marvin non vi fa vedere niente di eccezionale, niente di eclatante, niente di scoop pazzesco, però è comunque una Jeep che andrà sotto la pressa. E allora la voglio insomma filmare per avere un piccolo ricordo storico da lasciare nel mio archivio e per tutti i miei amici che seguono i miei filmati. Ripeto, nulla di particolare, però piuttosto che niente racimoliamo anche questo. Carissimi miei amici, guardate, una piccola Jeep che penso sia appartenuta al corpo dei pompieri, interessante, ormai allo sfascio totale, al quasi abbandono, degrado, e la documentiamo così per avere un piccolo ricordo di questa Jeep che andrà sotto la pressa, giusto per ricordare un qualcosa di storico. Magari questi filmati adesso non diranno niente, ma fra 10 anni avranno il suo bel valore, anche se è una Jeep che non è insomma la Fiat Campagnola o l'R59, però è sempre interessante. Carissimi miei amici, intanto vi saluto, vi do buon pomeriggio, ripeto, nulla di eclatante, nulla di eccezionale, però purtroppo la mia città mi offre queste cose qua, perché il vecchio ormai è sparito da almeno 15 anni. Siamo molto avanti, insomma, la mia regione è molto avanti su queste cose rispetto ad altre regioni. Accontentiamoci di questi piccoli scoop interessanti. Ciao amici, un ringraziamento anche qua all'autodemolizione che ci ha dato la possibilità di fare questo piccolo filmato come documento storico. E chiudo qua con un'inquadratura molto art, direi un'inquadratura la Marvin. Ciao a tutti e a presto!